Massimo Giardina, situazione immigrati a Mussomeli. Cosa sta succedendo anche qua nel vostro quartiere, nel vostro... Allora, noi stiamo cercando di raccogliere le firme per evitare che gli emigrati arrivino a Mussomeli. Come si sa, la situazione degli emigrati è un pochettino drastica in tutta Italia. E non è una situazione, non è una cosa per cercare di essere razzista, ma è il sistema sbagliato, perché si deve cercare di reintegrare in maniera corretta, di reintegrare tutti questi emigrati in maniera corretta e poi portarli in Italia per rendere la situazione sicura per noi e per i nostri bambini. Ma questo centro a Mussomeli dove verrà fatto? Dove si vocifera che questi emigrati devono venire qua in via Nivina, nello stabilimento dove si trova l'ufficio collocamento. Quindi sarebbe il quartiere? Via Nivina. Quartiere San Giovanni? Contro il quartiere San Giovanni. E da quello che si capisce tutte le persone sono allarmate da questa situazione, perché come si legge sui giornali, in televisione, si vedono che le sicurezze nei paesi va a disastro. I bambini, le famiglie sono un pochettino scosse da quando succede. Quindi voi cosa state cercando di fare? Noi stiamo cercando di combattere questo sistema raccogliendo le firme, anche se penso non sia una cosa che dia abbastanza sicurezza, però stiamo cercando di raccogliere le firme. Già ho pubblicato su Facebook la raccolta delle firme, come vedete ho fatto un libro per depositarlo al comune. Spero che il sindaco di questa situazione si renda conto che arrivando questi extracomunitari, questi emigrati, la situazione di tranquillità nel paese va a morire. Voglio dire. Va bene, grazie Massimo Giardina, buona giornata. Grazie, arrivederci.